Riprendiamo la seduta con la discussione e votazione dei successivi ordini del giorno, che sono quelli dal numero 18 al 25 del consigliere di Forza Italia Toti. Sì. Lascio a lui la parola e sì, inizia dal primo. Sarebbero tantissimi i temi che avrei dovuto portare all'ordine del giorno rispetto a quelli che sono temi di grossa sofferenza per il territorio del settimo municipio, però chiaramente in conferenza dei capogruppo abbiamo contingentato questi interventi ad 8 per i gruppi più piccoli, e perciò ho presentato 8 ordini del giorno. Ecco, no, poi volevo dire che rispetto a questo, che io ho chiesto poi in sede di conferenza di capogruppo, che penso che sia importante che questi ordini del giorno avessero vita ancora, in quanto il capogruppo di 5 Stelle si è impegnato e ha dichiarato che porterà fare un passaggio in commissione. Chiederà ai presidenti, giusto? Chiederà ai presidenti, però si impegna a chiedere ai presidenti, giusto? Si impegna, e voglio essere preciso, si impegna a chiedere ai presidenti delle commissioni perché poi portino all'attenzione delle commissioni questi ordini del giorno. Vabbè, è un impegno solenne che ha preso il presidente del gruppo 5 Stelle e io penso che questi ordini del giorno attenzionati in sede di commissione, coinvolgendo, io penso, necessariamente i comitati di quartiere per le singole aree di appartenenza. Sono 8 ordini del giorno, come ho detto, su un tema molto sentito dai cittadini del municipio, che è quello della manutenzione delle strade e dei marciapiedi, che sono in stato di grossa sofferenza e io dico anche in stato di grossa pericolosità, sia per coloro che attraverso le strade, penso ai biciclette, alle motociclette, ma anche alle macchine, e sia per coloro, e specialmente la popolazione più in sofferenza, che è quella del più fragile, che è quella degli anziani, che si trovano a percorrere marciapiedi nel nostro municipio, che tante volte presentano anche sviluppo di essenze arboree. Io ne ho visti tanti con alberelli all'interno appunto di questi marciapiedi, perciò veramente la situazione non è delle migliori rispetto a questo. La preoccupazione che io esprimo a nome anche dei cittadini, chiaramente dei comitati di quartiere che mi hanno rappresentato queste esigenze, che c'è un'indicazione di spesa che è carente rispetto a questo, infatti abbiamo meno 200.000 rispetto a strade e marciapiedi. Ecco, io spero che ci sia, io l'ho visto nell'osservazione, questa senz'altro un'osservazione che io penso prioritaria rispetto al discorso che ho fatto precedentemente, quello di non indicare tutte queste voci, ma metterne 2, 3, 4 massimo e andare veramente a segno a livello cittadino per portare a casa appunto risultati rispetto a queste voci importanti, fondamentali. Questi ordini del giorno che io presento, adesso presento il 18esimo, è un ordine del giorno che io ho condiviso con i presidenti dei comitati di quartieri di queste zone, riguardano sia l'ex nono che sia l'ex decimo, e sono state già portate all'attenzione della giunta, della presidente, e però ancora non hanno avuto risultato, perciò io non faccio altro che essere portavoce delle esigenze dei comitati del territorio, dei cittadini del territorio, su queste
su proposte che loro, come ho detto, hanno già presentato all'attenzione del municipio. Parto con la messa in sicurezza nel diciottesimo ordine del giorno di via Gasperina e lo stato disastrato da anni delle vie e dei pochi marciapiedi del quartiere di Tor Merzaria, che soffre come tutti gli altri quartieri stragra rispetto ai pochi marciapiedi. Voglio dire, non è la colpa, diciamo, se spalma negli anni. Il tempo è scaduto già da 2 minuti. Ha già scaduto? Sì. Comunque, ecco, l'attenzione è su via Gasperina. Ho fatto perché ho fatto l'introduzione, ma permette un altro minutino e mezzo, leggo soltanto questa qua. Considerato che la via Gasperina è l'asse prioritario di collegamento tra la via Nannini e la via Tuscolana, è attraversata da un elevato livello di traffico, anche di mezzi pesanti, che negli anni si è determinato un significativo deterioramento del manto stradale dei marciapiedi, creando gravi situazioni di pericolo anche per i pedoni. Questo ha chiesto, che hanno richiesto, la recinzione di un tratto di marciapiede. Voglio dire solo questo, che io l'ho già portato all'attenzione al dibattito municipale, questo di una recinzione presente nel marciapiede, e c'è questa buca molto pericolosa. Se qualcuno per gioco sposta la recinzione, ecco, potrebbe pure, ecco, trovarsi in situazioni molto complicate, perciò ecco, volevo porre all'attenzione del Presidente della Commissione questo stato di pericolo in una parte anche di via Gasperina. Grazie Presidente per avermi dato qualche altro minuto. Allora, dichiarazioni di voto? Non ci sono. Consigliere Rinaldi. Sì. Allora sì, via Gasperina, come diceva il consigliere, effettivamente c'è uno strato di scorrimento che è molto rovinato, è una strada trafficata e via dicendo. Quindi per questo motivo è stato richiesto un incremento sulla manutenzione dei fondi stradali, e volevo aggiungere che la strada è in programmazione, per cui interverremo su questa strada a breve, per cui riteniamo di bocciare l'emendamento. Grazie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passa all'altro, Presidente, che riguarda... Sì, no, intanto devo dire che 11 contrari e 7 favorevoli. Sì, può andare avanti. No, passa all'altro, che riguarda Campo Romano. Io voglio, ecco, soltanto rispetto a questo ricordare al Presidente della Commissione Urbanistica e all'assessore, vabbè, non è presente ma se ne farà carico, io spero, il Presidente della Commissione, che noi, Presidente, votammo una risoluzione sulla via Nannina che non ha avuto ancora risultato, e su Campo Romano votammo una appunto risoluzione, votammo la svolta a sinistra della Nannina su via Campo Romano. Ecco, questo per ricordare, anche perché competenza, capisco, municipale, io sono stato attento negli ordini del giorno a mettere solo cose che riguardassero il settimo municipio, fossero di competenza municipale, non l'ho messa, però voglio ricordare, dato che parliamo di Campo Romano, voglio ricordare questa risoluzione. Qui, ecco, riguarda la sicurezza anche degli studenti, il Presidente della Commissione Scuola penso che conosce il problema, creazione di un marciapiede da via Lattarico all'ingresso della scuola IC Rodari di piazza Castrolibio, l'esigenza di rodare di marciapiede il quartiere Campo Romano Casalotto, dove i pochi presenti si trovano in stato disastrato. Considerata la presenza, ecco, questo è scendo, in piazza Castrolibio dell'IC Rodari, e quindi della necessità della messa in sicurezza dell'area prospiciente alla scuola, impegna il Presidente. Ecco, penso che un ordine del giorno che riguarda gli studenti e la sicurezza dei studenti, io spero che si intervenga con velocità rispetto a questa esigenza. Dichiarazioni di voto.
Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Undici contrari, sette favorevoli. Il successivo? Sì, la successiva riguarda sempre Campo Romano, che è uno dei quartieri più in sofferenza, l'estragrande in sofferenza del municipio, e voglio far presente al Presidente della Commissione Urbanistica che è la seconda volta che presento questo ordine del giorno, perché già l'ho presentato rispetto al bilancio 2018-2020. Ecco, perciò voglio ricordare che questo è uno dei primi punti nell'incontro che c'è stato fra il Comitato di Quartiere e la Presidente, che è stato portato all'attenzione appunto della Presidente del Municipio. Però ecco, voglio ribadirlo proprio perché il Comitato di Quartiere mi ha rappresentato l'esigenza forte rispetto a una situazione, ecco, stato di disastrare strade, vabbè, questo è inutile, i pochi marciapiedi del quartiere Campo Romano Casalotto, però è importante questa via, che è una via appunto molto importante per Campo Romano Casalotti. Considerato che la manutenzione di via Publiuello non viene effettuata da diversi anni, creando situazioni di grave pericolo per i pedoni e per i veicoli, che la via collega via Campo Romano a via Casalmorena e via Niobe, è una serie di strade che confluiscono a sua destra e sinistra, che la via viene utilizzata dagli abitanti del quartiere per raggiungere la scuola di via Niobe e la parrocchia di San Girolamo Emiliani di via Bellico Calpugno, che è necessario sulla via un passaggio pedonale che sia maggiormente protetto attraverso l'istituzione nella via del Via di Sosta. Perciò sono cose, io penso, importanti che richiedono grossa attenzione da parte del municipio. È più volte che il Comitato di Quartiere le propone al municipio. Io spero che ci sia il prima possibile una risposta rispetto a questi. Queste. Dichiarazioni di voto? Sì. Allora, voglio dire che questo vale anche per i successivi, diciamo, questa risposta, nel senso che la realizzazione dei marciapiedi segue il medesimo iter delle rotatorie, per cui si tratta di interventi straordinari, come dicevo prima, per cui la richiesta di fondi in fase di bilancio deve essere preceduta da progettazioni. Quindi dobbiamo andare, eventualmente ci vediamo in commissione per questi interventi, e andiamo con una discussione. Perfetto. Quindi ecco, per quanto riguarda questo, vabbè, poi ho dato già un'occhiata ai successivi, però ecco, l'intenzione è di trattare il tema in questo senso, e per questo motivo bocciamo l'ordine del giorno. Dichiarazioni? No? Votazioni? Contrari? Alza la manina. Astenuti? Sono 11 contrari e 5 favorevoli. Successivo. Sì, successivo, consigliere Toti. Sì, anche rispetto a questo, la situazione del quartiere statuario Capannelle è una situazione, rispetto alle strade e ai marciapiedi, di grossa sofferenza. Ho sentito il presidente, il grande, aiutami, Latini Guerriero. Già l'altro anno io presentai via Sinopoli, io penso più volte il Comitato di Quartiere l'ha portato all'attenzione
della Presidente e della Giunta, però ancora nulla su Via Sinopoli, e quest'anno mi ha detto anche di portare via Marzico Nuovo. Sono due strade realmente in uno stato di grave pericolo per i pedoni e per i veicoli, come ho detto in precedenza, un po' per tutte le strade del municipio, però queste, come ho detto, poi non potevo presentare più di 8 ordini al giorno, perché sennò ne avrei fatti senz'altro di più, ma questo era l'accordo e ho rispettato chiaramente e giustamente l'accordo che abbiamo fatto in conferenza di capogruppo. E perciò, ecco, volevo dire anche questo stato di grossa difficoltà e queste per il Presidente del Comitato e per il Comitato sono le due vie sulle quali bisogna accendere i riflettori e si chiedono queste prima della sistemazione di altre. Perciò questa non è soltanto la voce mia, ma io, come ho detto, ho voluto essere interprete e portavoce delle esigenze del quartiere statuario Capannelle. Dichiarazione di voto. Consigliere Rinaldi. Allora, io quello che vedo però, consigliere Toti, è che molti dei suoi ordini del giorno riguardano la messa in sicurezza di strade. Lei ha fatto, però, perché siccome c'era il limite di 8, allora lo dico pure nel suo interesse. Se faceva un ordine del giorno con le 51 strade che voleva fare, ce ne aveva altri 7 da sparare. Io glielo dico perché poi la risposta è sempre la stessa. Allora capisco che ci stanno delle richieste. No, certo che purtroppo gli devo dare la stessa risposta, perché tecnicamente è la stessa risposta. Non il dialogo, per favore. No, vi devo interrompere, vado avanti con il consigliere. Allora ci sono. Sì, vabbè, però era tecnicamente, questo lo dicevo perché comunque c'era altre 7 possibilità di chiedere cose diverse, perché ripeto, per l'ennesima volta purtroppo devo respingere l'ordine del giorno per il gruppo, perché comunque sia passiamo sempre per una progettazione ordinaria in fase di assestamento. Se avremo elementi per andare a intervenire su queste strade, elementi significa non ragioni di intervento, nel senso che comunque la richiesta ha senso, perché sono strade che effettivamente necessitano interventi, però se avremo poi la parte progettuale realizzata e abbiamo qualcosa da presentare per la richiesta del titolo 2, non c'è nessun problema andare a intervenire su, o comunque a trattare delle priorità su queste strade che lei ha proposto, sia in questo che nel precedente e che nei successivi ordini del giorno. Quindi mi dispiace, ma la prossima più o meno sarà quello. Vabbè. Ok. Allora, andiamo avanti, altre dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. No, velocemente per dire appunto che è talmente vero, insomma, che in quel quadrante, come dicevo, da un po' di anni non c'è la possibilità, non c'è stata la possibilità appunto di fare intervento. Sono sicuro che nell'elenco e nella simpatica risposta del Presidente ci sia anche Via Sinopoli e Marsico Nuovo. Io faccio il mago, penso di sì, che ci sia dentro. Anzi, c'è pure qualche altra cosa che probabilmente arriverà nella programmazione, come la piazzetta lì di non mi viene il nome adesso. No, sempre lì al coso, lì a Statuario. La piazzettina piccolina da mettere No, quella è quarto miglio. Vabbè, ma comunque era per dire. Dove stava Latini? Vabbè, quella lì è pure in programmazione, quindi sicuramente sta lì. L'intervento sta lì nella programmazione, però giusto che si dica che comunque che c'è questa richiesta e esigenza, quindi siamo d'accordo come Fratelli d'Italia. Ci sono altre? Sì. Sì, no, nessuna? Ok, allora votazione. Favorevoli? Chiedo scusa Presidente, ero un attimo sopra pensiero. Contrari. Astenuti. Sì, 11 contrari e 5 favorevoli. Il successivo. Sì, per Dio al Presidente, che voglio dire, lui chiaramente
la maggioranza dice certe cose, io sono dell'opposizione e ne dico certe altre. Volevo dire però che queste qui non è che io me le sono inventate o portate, le prendiamo con leggerezza, almeno io non le prendo con leggerezza, perché dice fai l'elenco e cose mette tutte insieme, perché sono espressioni dei presidenti dei comitati di quartiere, e voglio dire ci tenevo uno a uno a rappresentarla, perché voglio dire sono cose alle quali io pensavo che il presidente mi potesse dire per le singole qualche cosa. Voglio dire, vabbè, comunque a parte il voto comunque contrario, queste saranno portate in commissione, questi ordini del giorno, come l'impegno detto del capogruppo 5 Stelle, e poi discuterete ulteriormente con i comitati di quartiere, perché i comitati di quartiere purtroppo, nonostante abbiano già parlato con Giunta e con la Presidente, ancora si trovano in sofferenza rispetto a questi. Perciò voglio dire, io le ribadisco con forza proprio per questo motivo, e ne ho voluto magari parlare e riportarli anche nel considerato, ponendo maggiormente all'attenzione questi ordini del giorno. E nel considerato, a parte sempre il discorso della difficoltà in termini di marciapiedi, assi stradali, resto su il quartiere Romanina anche, e qui nel considerato appunto metto in evidenza determinato un significativo deterioramento del manto stradale, speso in alcuni tratti, ecco, via Luigi Schiavonetti dalla congiunzione con via Ponte 7 Miglia alla rotonda che incrocia via Bernardina Rimele, via Biagio Petroselli e via Biagio, dalla rotonda di via Bernardina Limena alle linee, anche i marciapiedi, ecco, e parliamo i marciapiedi Biagio Petroselli, Schiavonetti e Sant'Evanti, si trovano in uno stato completamente, appunto, non c'è proprio manto stradale, scomparso addirittura il manto stradale rispetto a questo, e perciò anche questo richiede, io penso, alla Romanina un intervento urgente. Dichiarazioni di voto. Contrari? Astenuti? Undici contrari, sei favorevoli. Passiamo al successivo. Sì, questo si differenzia un po' dalle altre, in quanto riguarda Centroni, è già stato votato, Presidente, un ordine del giorno rispetto a questo, voglio dire, però da quello che mi dicono i cittadini che sono andati al Dipartimento, ci sono mossi, sembra che ci siano delle difficoltà rispetto a questo, delle difficoltà rispetto all'esigenza di dotare il quartiere Centroni, come ho detto, Villa Senni e Valle Marciana, infrastrutture necessarie, vabbè, vivibilità e sicurezza, la necessità di completamento, l'ordine del giorno che abbiamo votato, asse stradale 4 rubri, che pur essendo esterno al periodo del PNRR, e adesso adiacente tale opera è da considerarsi essenziale, ecco, l'esigenza che esprime appunto il comitato di quartiere, il territorio, è quella di andare il più possibile veloci rispetto a questo, è fuori della zona O, però capiamo che e questo ci testimoniano i cittadini, è un'esigenza forte per Centroni, quella del rispetto di quell'ordine del giorno che noi abbiamo votato, perciò questo ordine del giorno non è stato altro che rafforzare quella espressione che poi io ho votato, c'è la mia firma su quell'emendamento, voi lo ricordate senz'altro, perciò ecco qui esprimo con più forza quello che già ho espresso col voto favorevole all'emendamento in Consiglio Municipale rispetto via Quarto Rubbie. Dichiarazione di voto, consigliere Rinaldi. Molto rapido, sì, si tratta della delibera sull'Acro Centroni, dove ci impegnavamo per l'illuminazione anche del tratto che, pur essendo funzionale a Quarto Rubbi, è esterno alla zona O, per cui anche la parte di recupero del manto stradale stiamo cercando di recuperarla sia
con la parte, diciamo, del consorzio, sia con i fondi eventualmente straordinari che andremo poi a impegnare successivamente alla progettazione. Quindi vale quello che ho detto prima, insomma, per cui respingiamo l'ordine del giorno. Favorevoli? Può scendere? Ok. Contrari? Astenuti? 11 contrari e 6 favorevoli. Successivo. Sì, queste ultime due ordini del giorno voglio qui in municipio testimoniare la pericolosità della percorrenza di questi due marciapiedi. Veramente è una cosa, io lo ribadisco, vergognosa. A via Cerveteri le betonelle sono interrotte in alcuni punti, ma addirittura si creano delle buche, le betonelle, dove parecchia gente è andata in ospedale. Ecco, voglio dire, non sottovalutiamo questo. Io lo voglio far presente in consiglio municipale, c'è anche l'assessore al bilancio. Veramente, assessore, poi è stata anche sistemata via Cerveteri, l'asso stradale. Io pensavo che ci fosse anche una risposta rispetto ai marciapiedi di via Cerveteri, non c'è stata ancora. Io penso che se lei fa una passeggiata, ma sicuramente l'avrà già fatta, lì si creano proprio buche, è pericolosissimo. I commercianti mi dicono, e anche i cittadini, che sono state persone che sono dovute andare in ospedale. Perciò c'è una situazione veramente difficile e pericolosa che io voglio ribadire oggi in Consiglio Municipale. Perciò non ho altro da dire se non ripetere ancora e segnalare la pericolosità di via Cerveteri, delle betonelle che sono a via Cerveteri, e lo voglio presentare oggi, l'ho presentato con forza in Consiglio Municipale. Dichiarazione di voto? Consigliere Rinaldi. Sì, sempre brevemente. Allora, è previsto un appalto di manutenzione per i marciapiedi. E quindi sarà da valutare la criticità dello stato manutentivo di quello segnato rispetto alle altre situazioni di gravità presenti sul territorio municipale, per cui la scelta su dove intervenire è operata tramite la valutazione dell'ufficio tecnico, però fanno parte, insomma, degli interventi che verranno considerati, insomma. Respingiamo quindi l'ordine del giorno. Altri? No, concludo velocemente, l'altro è ugualmente... No, dobbiamo votare. Ah, scusa. Allora, favorevoli? Siamo tutti molto stanchi, lo so. Contrari? Astenuti? 11 voti contrari e 7 favorevoli. L'ultimo, consigliere Toti. Sì, l'ultimo, non ultimo per importanza, è la stessa situazione di grossissima pericolosità. Io penso sia fortemente pericoloso anche il discorso che è stato espresso in precedenza dal consigliere del PD su Piazza Re di Roma, ma credetemi, anche la situazione di via Santa Maria Ausiliatrice è veramente una situazione di grossissimo pericolo, molto attraversata. C'è anche la chiesa più importante e più grande del nostro municipio, che è una basilica di Santa Maria Ausiliatrice. Ecco, rispetto a questo io penso che ci debba essere e ci sarà l'attenzione forte da parte di questa giunta per sistemare, ecco, queste strade importanti, che le betonelle io le denunciai anche con il nono municipio e Domenico Calore sicuramente alla Fantino, quando disse e si espresse rispetto a queste betonelle che richiedono manutenzione e richiedono soprattutto di farle bene. Non sono state fatte bene nel passato, però ecco, l'attenzione, anche se uno sbaglio che è di vecchie maggioranze, però ecco, il pericolo è notevole e voi siete in un certo senso coinvolti in un discorso di attenzione rispetto alla pericolosità e rispetto agli incidenti, perciò ecco, un'attenzione particolare da parte mia su queste due vie. Dichiarazione di voto? No, allora, favorevoli?
Contrari. Astenuti. E sono 11 contrari e 7 astenuti, viene respinto anche questo ordine del giorno. Allora, siamo quasi in chiusura. Prima del voto sulla delibera per espressione di parere, sono possibili ancora gli interventi del relatore e dell'assessore, qualora lo vogliano. Dopodiché passeremo alle dichiarazioni di voto. Mi veniva di mettere una battuta, ma qual è il concetto del consiglio di oggi? Che in effetti è passato da... No, niente, volevo all'ultimo intervento, specie quello del consigliere Giuliano, volevo soltanto dire questo. Sì, certo, spulciando, giocherellando con il database, con gli strumenti che ci abbiamo, con la business intelligence che abbiamo a disposizione, è possibile, si vede proprio l'intervento degli uffici, gli uffici che preparano, gli uffici che ricevono, eccetera. Qui il problema che mi sorge è che, siccome i municipi hanno conformazione socio-economica e territoriale completamente diversa, non so quanto voi gli uffici abbiano seguito nel tempo l'evolversi delle situazioni e quindi con quale, o meglio lo dico in maniera più semplice, anche più diretta, mi dà il... Si ha la sensazione che molte volte nel distribuire risorse o nel fare altre cose che riguardano i diversi municipi si basino più su criteri esperienziali del passato piuttosto che su uno studio attuale e aggiornato di quella che è la situazione. Quindi è chiaro che questa è una cosa, io ho provato a chiedere se c'era uno studio recente aggiornato, sì, ognuno sapeva delle sue cose, però uno sguardo complessivo per dire per esempio quante risorse economiche ha bisogno un municipio o quale può essere la composizione del personale di quel municipio, è chiaro che dico della composizione perché per esempio un conto è un municipio in espansione urbanistica che ha bisogno di un certo tipo di vigili urbani dedicati alla vigilanza o dell'ufficio urbanistica di controllo, è chiaro che per esempio può essere questo ufficio corposo in certi posti, può essere quasi inesistente in un altro, quale può essere la zona di San Giovanni, tutto qui. Per il resto quello che volevo ancora dire è che noi in effetti il cuore, Giuliano, ce l'abbiamo messo perché vede, quando... guardi, diciamo che comunque aver fatto proposte che sono per un terzo di quello che già ci è stato accordato, perché questa abbiamo 27, abbiamo chiesto 11 su 27, è segno che tutto sommato si vuole sottolineare due esigenze, l'esigenza di avere cura nel determinare il fabbisogno, la necessità del municipio, ma anche il fatto di incominciare a collegare, e come giustamente era stato già accennato, quello che ci viene restituito dall'amministrazione centrale in relazione a quello che è diciamo così, il municipio stesso produce, cioè le entrate che il municipio assicura all'amministrazione comunale, che nel nostro caso non sono di poca entità. Tutto qui, questo era tanto per concludere il senso del discorso. Grazie. Allora, io ho ascoltato con attenzione fin quando sono stato qui, poi vi ho ascoltato per bene, ho ascoltato la discussione politica che ci sta tutta tra opposizione e maggioranza, assolutamente. Noi qua, con molta sincerità, noi abbiamo un bilancio sotto il profilo del titolo primo, si può dire uguale all'anno scorso, sul titolo secondo in più. So che molti consiglieri sono intervenuti anche per chiarire dov'è la differenza, se c'è rispetto all'anno scorso, che è una differenza soltanto di applicazione delle risorse, ma non ci sarà una differenza. Generalmente abbiamo un bilancio molto simile all'anno scorso, non è quello che ci fa. Le cose che cambia, le cose da fare sono tantissime, lo sappiamo, tantissime. Li stiamo facendo qualcosa, abbiamo iniziato a fare, non le abbiamo risolte tutte, non le potremo assolutamente risolvere tutte, anche se ci dessero 50 milioni, perché sono veramente tante da fare. E abbiamo iniziato. La scelta di cosa fare è prettamente di natura politica, abbiamo scelto, si è scelto di fare una cosa rispetto ad un'altra. Purtroppo ci sono priorità politiche e legittimamente l'opposizione dice
noi preferiremmo fare questa, la maggioranza dice noi facciamo quest'altro, quindi è nel dialogo e ci sta assolutamente, quindi è un dialogo che ci sta perfettamente tutta sta la discussione. Però io voglio dire una cosa, e qua forse vado un po' al cuore, qualcuno ha dichiarato che manca il cuore. Le cose si fanno in due modi, non sono soltanto i soldi, perché anche se ora ci dessero 40-50 milioni, con molta probabilità noi non riusciremmo neanche a spenderli quei soldi, perché è un percorso molto lungo, i procedimenti amministrativi sono complessi e lo sappiamo. Ma l'altro punto è anche il famoso termine decentramento. È lì che manca, ed effettivamente ad oggi, e dobbiamo essere onesti intellettualmente, ancora manca. È così, non possiamo nasconderci, perché a Roma, qui io sentivo dei consiglieri che dicevano sì, in questo municipio si lavora di più, è vero, ci sono, forse siete più bravi, non lo so, non è questo il fatto, perché anche a livello comunale, se noi ci mandassimo Superman a gestire Roma, non sei in grado di gestirla dal centro, questo è chiaro, non è una questione di persone, è una questione di grovigli, di competenze, di sovrapposizioni che così ti paralizzano. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tentato di decentrare delle attività o dei procedimenti di fatto. Io posso fare alcuni esempi, la realizzazione del ponte di Via Spadolo, su cui oggi c'era l'intervento. Quello è un decentramento di fatto, perché se io aspettavo come erano gli anni scorsi, chi è i ponti? Il SIMU, ciao! E invece siamo intervenuti sui parchi del Dipartimento, noi sfalciamo ogni tanto sulle emergenze, quindi tentiamo di sostituire le carenze che effettivamente ci sono, non è che possiamo nasconderci. Anche sulla riqualificazione, noi faremo dei bandi di riqualificazione sulle aree ludiche molto importanti, che sta per partire e sarà secondo me anche un orgoglio per questo municipio. Anche sui progetti di viabilità, che non erano competenza del municipio, però li stiamo facendo, stiamo cercando di insinuarci nelle piccole pieghe del diritto amministrativo, comunque della questione amministrativa di Roma, per poter fare le cose, però effettivamente lì manca. Ora, qua stiamo discutendo il bilancio, quindi diciamo inserire il decentramento ci sta, come io ho fatto all'inizio, dire che avete avuto poco tempo, è chiaro che ci rientra anche il decentramento lì, ma non può essere un voto certamente quello del bilancio sul decentramento, sono cose diverse sebbene in commissione. Sul decentramento io posso dire che sono cosciente del fatto che stanno lavorando magari a rilento, anche io lo penso, con molta sincerità, stanno lavorando un po' a rilento, sono bloccati per vari motivi, però so che c'è in itinere una delibera di sperimentazione sul decentramento, su alcune aree, perché su alcuni ambiti, perché è chiaro che non puoi tu cur decidere, partiamo col decentramento tipo Londra, dalla sera alla mattina, è impossibile. Quindi faranno una parte, una sperimentazione, quindi siamo in attesa. Dall'altra parte, per quanto riguarda il bilancio nello specifico, è chiaro che avendo il bilancio più o meno come l'anno scorso, noi stiamo e aspettiamo, perché diciamo l'approvazione del bilancio dell'Assemblea di Roma è un po' sui generis rispetto a tutti gli altri, perché purtroppo i municipi si trovano a dover esprimere dei pareri, nel mentre il percorso politico ancora non è definito. Perché c'è un progetto di giunta che può essere assolutamente capovolto dall'Assemblea Capitolina, se vuole. Non è cristallizzato quel bilancio. È lì il problema. Noi stiamo dicendo, stiamo dando, ci hanno riconosciuto delle somme uguali all'anno scorso sul titolo secondo in più, siamo contenti, sono pochi, sì, possiamo fare ancora di più, ed è per questo che io accetto con favore tutte le osservazioni, anche di 11 milioni di euro, perché sono soldi che noi come municipio siamo in grado di impegnare e di spendere. E quindi attendiamo anche con fiducia l'intervento che l'Assemblea Capitolina può fare ancora. E questo è il favor che io propongo
al Consiglio di votare a favore con le osservazioni, attendendo che l'Assemblea Capitolina riconosca sempre di più, perché parliamoci chiaro, se io vado a vedere il bilancio del 2015 al bilancio del 2018, anche del 2019, è cresciuto, non siamo tornati indietro, siamo cresciuti come bilancio, dovremmo crescere di più? Assolutamente sì, e stiamo spingendo per quello, non è facile, spingeremo ancora di più. Quindi il fatto che io chiedo anche al Consiglio di poter approvare questo bilancio anche con le osservazioni sta anche nel aspettare le decisioni che l'Assemblea Capitolina può prendere in base anche al progetto, sulla base del progetto, capovolgere riconoscendo delle somme aggiuntive al municipio. Io volevo dire soltanto questo, nell'onestà più totale che si possa rappresentare, dove ci sono ancora mancanze, si possono realizzare, ma sicuramente molte cose le abbiamo fatte e le continueremo a fare. Grazie. Allora, grazie Presidente, grazie Assessore di aver dato anche in poco tempo un senso anche alla parte, come si dice, della Giunta che lei rappresenta. E devo dire che non è facile ammettere certe disfunzioni o certe sfumature che ovviamente sono evidenti, però questo significa essere coscienti del fatto che ci sono delle cose che non funzionano o delle cose che devono andare meglio. Quindi nel dire che c'è bisogno di un rispetto istituzionale, e quindi a maggior ragione c'è bisogno del fatto che questo municipio venga rispettato come tutti gli altri, ma noi parliamo del nostro, e che questo decentramento ci porti a una visione. Quindi è vero che non c'è bisogno solo di soldi, perché avere 50 milioni che non possiamo spendere non perché non siamo capaci, perché non siamo strutturati per farlo, certo, e quindi abbiamo bisogno non solo di fondi ma anche di, come si dice, di strumenti e competenze, perché abbiamo gli strumenti, ma se non ci danno le competenze stiamo sempre ai capatucci. Quindi questo è ovvio, però questa cosa è mancata da parte centrale. Il municipio nostro poteva essere, perché chiesto a forza, poteva essere la parte, diciamo, di prova, quindi, come si dice, poteva essere il municipio pilota, ok? Per poi allargare eventualmente a quello che sia, ma il dispiacere è che non ci hanno neanche pensato di poterlo fare. Se ci hanno pensato stanno in grave ritardo. 2 anni e mezzo sono passati, se ci danno gli ultimi 6 mesi, voglio dire, no? Quindi, spero, lei chiede fiducia, no? Lo chiede la sua maggioranza, ovviamente. Noi con tutta la simpatia, la fiducia, insomma, ve la poniamo a voi quando serve qui, perché vi tocchiamo con mano, verifichiamo, eccetera. Al centro la fiducia è complicata darla, e siccome è un surrogato questo bilancio, è normale che noi non riusciamo a darvi questa fiducia. Però rimane la soddisfazione, quindi per quanto ci riguarda di Fratelli d'Italia, rimane la soddisfazione di aver comunque tra i vari numeri centrato che al di là di tutto, quindi la richiesta della maggiore necessità di avere economicità, di chiedere un terzo, il 30% di un bilancio già consolidato, manca quello che effettivamente è la visione di un decentramento, che renderebbe merito effettivamente a chi il lavoro lo sa fare e potrebbe essere giudicato successivamente dai cittadini, perché chi non lo sa fare questo lavoro deve andare a casa, chi lo sa fare invece lo può dimostrare, ma così diventa tutto complicato. Quindi Fratelli d'Italia in questo senso diciamo è contrario. Avete perso, secondo il mio modestissimo parere, una possibilità storica di poter tirare le orecchie, perché avevate tutte le possibilità e le caratteristiche per farlo.
Avete scelto la via più morbida, ovviamente, la famosissima votazione di consenso con 35 osservazioni, che è la via più comoda. Vi facevo anche un pochino più rischiosi, un po' più, diciamo, convinti di votare anche contro con 6.400 emendamenti, per dire, o osservazioni. Non l'avete fatto, avete perso un'occasione, potevate andare su tutti i giornali e dimostrare a chi vuol capire, no? A chi vuol capire intende, dimostrare che la politica si fa oggi in un modo diverso, ma non collegato ai vecchi meccanismi che purtroppo ancora oggi condizionano, diciamo così, come lei ha detto prima, condizionano la parte burocratica, amministrativa, il comune nella sua, diciamo, interezza, e non lo rende più agibile, no? E quindi questo ci dispiace. Comunque, mi ha fatto piacere quelle parole che lei ha detto, perché rende merito a un lavoro, diciamo, che facciamo e che in comune non è, diciamo, allo stesso livello. Fratelli d'Italia voterà contrario. Dichiarazioni. Consigliera Vitrotto. Ma sì. Allora, intanto veramente io invece un ringraziamento comunque lo faccio all'Aula, perché dopo quello che è successo ieri nel municipio di Ostia, credo che invece, a cui va tra l'altro la solidarietà non solo al gruppo del Partito Democratico ma al resto delle opposizioni, perché appunto si sono trovati in una situazione un po' assurda in cui hanno votato un bilancio mentre si era concordata una pausa, e quindi insomma vabbè, al rientro la maggioranza ha comunque votato l'Aula. Invece qui abbiamo dato corso ad una discussione che in realtà è stata non di ostruzionismo, perché non abbiamo presentato 10.000 emendamenti, siamo rimasti nel merito delle cose, e mi conferma anche l'assessore che sta nella dialettica politica giusta e anche, diciamo, istituzionale. E è stato interessante perché poi durante la discussione di bilancio invece si fanno sempre delle affermazioni e anche delle dichiarazioni che a volte, diciamo, non si disegnano, cioè ognuno tende un po' a disegnarle come meglio crede su questa città e su questo municipio. Perché giustamente qualcuno prima diceva: ho capito, ma a voi andava bene quando questo bilancio era di 20 milioni? No. Certo che non ci andava bene, ma noi venivamo addirittura da una situazione in cui eravamo contenti di avere un milione in più, perché avevamo ereditato una situazione che, sapete, i conti non erano in regola, c'erano delle difficoltà di bilancio all'approvazione dei tempi, ma insomma questo faceva parte del passato, è ovvio che quello non era... In più avevamo la situazione del fondo pluriennale vincolato, che sono tutte quelle annualità, no, lasciate lì, e che avevano però permesso nel corso del tempo comunque di erogare dei servizi. Però fatto sta che è ovvio che non eravamo entusiasti di quella situazione, e eravamo anche in una situazione di oggettiva difficoltà. E è stato, permettetemi di fare una valutazione politica di quel momento, fu proprio quell'errore di non pensare che la capitale d'Italia si potesse governare da sola, anzi l'aver voluto pretendere che Roma si potesse governare da sola senza un appoggio del governo nazionale, che ci si è andati a scontrare con la realtà, che è esattamente quello che sta facendo oggi la sindaca Raggi quando fa un appello sui poteri speciali che spettano a questa città, e anche sulle risorse in più, perché se poi la vogliamo far diventare veramente la capitale, è ovvio che il governo deve riconoscergli quei poteri, quelle risorse che un sindaco giustamente si trova di fronte alla capitale d'Italia. Non fa una piega. Il problema è che invece qualcuno aveva pensato che si potesse fare tutto da soli, e l'abbiamo pagato. Non è che non abbiamo pagato, abbiamo pagato e come. Però, aggiungo, non è detto che avere i soldi e avere un bilancio con tutti questi soldi
è sinonimo di avere una città che funziona, un municipio che funziona. E non è neanche detto che quelle richieste di poteri o fondi in più siano necessarie affinché questa città riparta, perché poi appunto quei soldi bisogna saperli spendere, bisogna avere la capacità di trovare gli investimenti giusti e di fare leva su quelle che sono veramente le criticità di questa città e cercare di farla ripartire. Noi non siamo quelli che abbiamo detto che la Raggi aveva la bacchetta in mano e che avrebbe potuto risolvere tutto, perché non è così. Il problema è cercare di evitare di fare una narrazione di questa città in cui però tutto va bene, perché come diceva prima qualcuno non va bene proprio per niente. E il problema che oggi ne discutevo poi in una lunga discussione, no? Siamo un'altra volta sommersi da rifiuti, è ovvio, sappiamo manco se abbiamo chiuso il bilancio, possiamo dire che funziona. E così lo potremmo dire per tutte quelle criticità che la cittadinanza tutta si trova davanti quotidianamente. Però, e noi su questo devo dire, il lavoro che è stato fatto ieri in commissione è stato molto più utile, perché abbiamo condiviso quelle osservazioni? Perché è ovvio che c'è un deficit, perché è ovvio che siamo d'accordo quando c'è una preoccupazione che va condivisa, perché non possiamo neanche noi, andare in aula e chiedere rispetto per questo municipio, esattamente come voi. Il problema è, la differenza è che oggi noi non governiamo e voi sì. E questo primo step, che è quello appunto di passaggio nei municipi, oggi purtroppo vi vede rincorrere, perché poi dovete pretendere che quelle risorse vi vengano assegnate per fare tutto quello che voi giustamente avete nelle vostre teste. Questo oggi non c'è, per come è stato purtroppo nuovamente presentato e per come è stato sciorinato nel corso di questi nei giorni precedenti, ma anche nei mesi precedenti, non c'è neanche quella volontà di farlo questo decentramento, perché altrimenti ci saremmo trovati tutti in una situazione complessivamente diversa. Quindi per questo purtroppo la situazione resta una fotografia che non permette neanche a noi dell'opposizione di poter dare una valutazione oggettivamente diversa. Quindi per questo il nostro giudizio è assolutamente negativo, perché le certezze che quei soldi entreranno nelle casse di questo municipio non ne abbiamo, e voi non è che vi potete spingere oltre a rassicurarci, perché vi rimettete anche voi a un voto dell'Aula. Quindi di fatto rimaniamo in una situazione di stallo in cui, un po' come fatto negli scorsi anni e come fatto da voi in questo primo anno di gestione politica e amministrativa proprio vostro, vi trovate poi nella continua difficoltà di aspettare gli assestamenti di bilancio, le gare che negli anni mesi scorsi hanno visto anche una difficoltà di attuazione, perché sono state anche gare sbagliate, ma che almeno su alcune oggi riusciamo a partire, uno per tutti, il verde pubblico. Purtroppo quindi la situazione, non cambiando, non ci permette ovviamente di esprimere un voto favorevole, quindi il gruppo del Partito Democratico voterà contrario. Altre dichiarazioni? Vi chiedo veramente di essere stringenti, perché sto facendo fare dichiarazioni di 7 minuti. Vorrei sottolineare, no, proprio perché è il bilancio, però assolutamente, non, per carità, andiamo avanti. Grazie. Io vorrei ribadire quello che ho asserito nella relazione di partenza. Io non sapevo neppure che la maggioranza insieme in commissione ieri ha elaborato le osservazioni, quindi delle osservazioni che ho riproposto, ho letto con tanta passione su quello che mancava a questo bilancio, perché non si votava questo bilancio, perché non lo condividevo. Avevo citato proprio la bonifica dell'amianto, che mi sta a cuore moltissimo proprio per quello che può provocare,
negli asili nido, nelle scuole e così via. Ho visto che la maggioranza ha proposto delle osservazioni, ma sono qualcosa, una promessa, che ahimè nella situazione in cui si sta accertando in Campidoglio non mi sembra che ci siano poi le garanzie che possono essere fatte queste richieste ulteriori di finanziamento. Mi sorprende sempre, e lo ribadisco, il percorso che viene fatto per elaborare un bilancio. Io non lo condivido, l'ho rimarcato, per me non è questa la strada, né tantomeno, l'hanno detto un po' tutti i consiglieri, proprio del rispetto istituzionale verso i consiglieri, si cominciano a dire di tutto e di più rispetto a come, quando, c'è di fatto che nessun percorso è stato intrapreso realmente con i consiglieri, ma non dico nel mese di settembre, dico da maggio. Ribadisco invece l'impegno, leggendo le carte, del gruppo della Giunta che ha tentato da giugno di avviare un percorso, ma l'ho ribadito prima nell'intervento di oggi, di questa mattina. Se si vuole la collaborazione delle minoranze, delle opposizioni, si deve raccontare quello che si fa e quello che si chiede per partecipazione. Nessuno vuole fare le strade sotto casa, come qualcuno ha asserito. Assolutamente, la partecipazione vuol dire dar forza alla politica per realizzare le cose semplici che bisogna fare. Cioè, questa è la nostra missione. Io non trovo gli elementi per dire voto questo bilancio, perché questo foglio presentato non mi dà garanzia al pari di quello presentato e respinto dall'assessore. Cioè, l'assessore in extremis ha presentato un'integrazione di quanto già avevano trasmesso per richiedere sta roba, l'ha richiesto, ecco qua c'è il foglio, però non risposto a picche già. Adesso noi speriamo che l'Aula possa accettare quello che noi stiamo richiedendo come osservazioni. Mi sembra veramente che stiamo, ma io faccio in bocca al lupo alla maggioranza, però con questi numeri, soprattutto sulla scelta di non destinare alle scuole quello che invece in questo momento viene destinato in altri capitoli, non mi trova d'accordo, non mi ha trovato d'accordo questa respinzione totale di tutto quello che si è cercato anche in aula, un lavoro durissimo da stamattina da parte di tutti. Ribadisco, non ho presentato neppure un ordine del giorno, ma vi ho raccontato mille e mille problemi che il municipio sta vivendo in questo momento. Qua non si tratta, come diceva qualcun altro, di risorse, ma la capacità di spenderle poi. Quindi ci vuole personale e ci vuole tutto quello che avete ribadito insieme. Proprio per questo io ripeto, mi auguro che in Campidoglio, almeno per, come dire, per l'alto senso della responsabilità, possono essere accettate le osservazioni che riguardano la scuola e le urgenze dell'amianto. In tutti i plessi che abbiamo visitato già da 3-4 anni, e mi taccio nel dire che respingo con assoluto dispiacere un bilancio derivato che di solito un'aula municipale, dico, dovrebbe approvare e cogliere. Se c'è questo dissenso, cogliete il disagio che stiamo provando. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Sì, io colgo positivamente le premesse che ha fatto il Vicepresidente del Consiglio, che io feci, adesso non dire, voglio dirlo, però lo feci per primo in questo Consiglio, e furono pure riprese, devo dire, dalla Presidente del Consiglio e dalla Presidente della Giunta successivamente, quando parlai del bilancio passato. L'ho detto anche nell'intervento precedente, misi io al centro del dibattito sul bilancio i poteri di Roma Capitale, il decreto
per Roma Capitale. Il decreto per Roma Capitale che ha ormai parecchi anni, voglio dire, e purtroppo non è stato attuato. Non è stato attuato anche perché ci sono state difficoltà di rapporto anche fra Regione e Comune di Roma. Non è stato attuato perché non c'è questa volontà anche oggi politica da parte del governo nazionale, che nonostante ci fosse una mozione in Campidoglio che fosse di indirizzo rispetto a poteri e fondi e personale per la città di Roma, è stato vago nell'espressione, poi nell'indicazione che ha dato in sede istituzionale in Parlamento rispetto, e non decisione è stata presa rispetto a questo tema, che io penso centrale rispetto al dibattito, perché il discorso del più poteri al municipio, che noi tutti auspichiamo, ma da decine di anni, proprio perché per il dettato costituzionale della sussidiarietà, che significa che chi è più vicino alla gente riesce l'istituzione a rappresentare meglio i bisogni, le esigenze, è più corretto nell'interpretazione e nella volontà politica, perciò e senz'altro io penso ottenga maggiori risultati. Ecco, questo qui purtroppo si è bloccato, addirittura non si è riuscito a fare ancora un regolamento che disciplini e dia più giorni al municipio nell'espressione di parere, perciò sembra quasi di stare a scherzi a parte rispetto a questo. E invece io penso, ribadisco, e come ho detto mi fa piacere che anche il vicepresidente sia oggi su queste posizioni, io dico ci deve essere una volontà politica forte a livello nazionale, questo voi state a livello nazionale, governate a livello nazionale, ci deve essere una volontà forte a livello capitolino e voi governate a livello capitolino. Perciò non vi potete solo appellare al discorso ma fino adesso non è stato fatto, sono 20 anni, voi dite di essere i più bravi e voglio dire, però essere più bravi non è solo, è facile dirlo a parole, ci vogliono i fatti. E i fatti purtroppo non testimoniano questa vostra bravura rispetto a questo, l'ho detto già in precedenza, rispetto al governo di Roma, anche altri consiglieri hanno detto questo, rispetto ai servizi del Comune di Roma, e non parlo io a titolo personale, ma c'è l'Agenzia del Controllo della Qualità dei Servizi di Roma, che è una vostra agenzia, non è un'agenzia praticamente che dipende dalla Regione o da altre istituzioni, che dice che i servizi a Roma sono scadenti. Perciò voglio dire, una riflessione più su questo va fatta. E poi concludo, voglio dire che rispetto ad oggi, al dibattito che c'è stato, io qui ho la delibera che è la delibera che andiamo oggi a votare, che parla del bilancio previsionale, e questa delibera parla con chiarezza meno 3.063.132. Poi si possono fare tutti i discorsi, ma sì, poi lo danno, domani può essere, tutto quanto. Però oggi è meno 3.063.132. Questo è il discorso ad oggi. Rispetto poi all'ultimo punto, è quello delle osservazioni, io ho già detto in precedenza che più che chiedere la luna nel pozzo, qui noi stiamo a meno, il vicepresidente parlava se ci dessero 40 milioni, presidente magari, ce ne danno 3 milioni in meno rispetto all'anno precedente, e poi noi ne chiediamo, nonostante la giunta, sempre... Ci sono altre dichiarazioni? Sì, grazie. Consigliere, la faccio io anche.
Allora, intanto dichiaro che il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa proposta di questa espressione, darà parere favorevole, perché non si tratta di una di 1, 2 o 3 milioni in più e in meno. Sulla qualcosa ci siamo spesi abbastanza a spiegare, anche gli uffici ci hanno insomma un po' spiegato che non sono tre, sarebbero 1,5, ma anche quello e mezzo ci sono, diciamo, ci sono le entrate e quant'altro. Ora il vero tema è, dovremmo insomma, e apprezzo gli interventi invece che sono stati fatti in termini politici. Intanto ringrazio anch'io l'Aula, perché è stata una discussione proficua e uno scambio di idee molto utile per entrambe le parti. Riguardo il decentramento, certamente è un tema importante, perché è la chiave di volta con cui si potrà poi realizzare veramente la svolta nella gestione di una città che non è una città, ma è la capitale, ma non è solo la capitale, è una metropoli. Non sto qui a ripetere le dimensioni che ha rispetto alle altre città italiane e quanto i municipi, no, giochino in questa organizzazione all'interno di questa aggregazione veramente di 15 città. È un decentramento che non è ancora stato, forse non è neanche ancora iniziato, benché sia già ormai maggiorenne, a 19 anni, perché è di una delibera che fa riferimento al 1999, tante cose sono cambiate da allora, tante, e forse non si è rimasti, non si è andati al passo man mano che il tempo passava, man mano che, non so se ciò sia stato volontario, involontario, voluto o non voluto, fatto sta che con il nostro ingresso, diciamo, nella gestione dell'amministrazione, il primo segnale è stato proprio, diciamo, in qualche modo andare su questo in modo anche informale ma sostanziale, nel senso che il bilancio, appunto, come facevo notare prima, dai 20 milioni è passato in 3 anni a 27. Questo significa riconoscere di fatto un ruolo primario dei municipi rispetto a quello che era il modus operandi dell'amministrazione, molto più centralizzata e centralistica, passatemi il termine, di quello che invece si fa oggi. Abbiamo fatto 3 atti proprio per rimarcare la nostra posizione come municipio rispetto al decentramento, e questo lo dico per, diciamo, ripeto, per onestà intellettuale, è un tema alla nostra attenzione. È pur vero che siamo entrati metà 2016, sono passati poco più di 2 anni e evidentemente non è una cosa così semplice realizzarla. Si è fatta sulla carta con i documentini, ma di fatto bisogna implementarla nei processi e soprattutto nell'organizzazione degli uffici. Ora, il parere, ho dichiarato che daremo parere favorevole, perché? Perché di fatto è un bilancio che comunque rispecchia questa, in prima battuta, rispecchia questa nostra volontà. No? Quindi, diciamo, da 20 milioni siamo passati a 20, a 24, 26, poi nell'anno scorso, quest'anno quasi 27, e quindi in un certo qual modo c'è un trend, si evidenzia un trend in questa ottica. Questo è un sintomo comunque di attenzione della Giunta, della Sindaca Raggi, verso questo tema. Poi ci sono tante altre cose che potrebbero essere fatte, che andranno fatte, andranno spinte, e noi ci impegniamo a farlo come abbiamo continuato, come abbiamo fatto già in passato. Perché favorevole? Anche perché comunque ci ha
rassicurato l'assessore, i fondi che sono ad oggi disponibili al netto del taglio previsto comunque garantiscono il minimo dei servizi, e sul titolo secondo abbiamo anche avuto un riconoscimento maggiore. E abbiamo chiesto un extra budget, lo abbiamo chiesto oggi, lo chiediamo oggi come forma di indirizzo per poter, come dire, dare già indicazioni sia all'Assemblea Capitolina ma sia alla nostra Giunta per poter andare e poter realizzare la nostra politica sul territorio. Ora, è un bilancio senza cuore, adesso mi è piaciuta questa metafora e quindi la voglio riprendere anch'io. Forse non ce n'è ancora tanto di cuore, nel senso che, diciamo, come veniva presentata questa, questo bilancio, forse questa metafora, forse non ce n'è tanto, ma comunque c'è della responsabilità, c'è una responsabilità nei confronti dei cittadini e certamente governare, come dicevo prima, questa metropoli non è semplice, ma è pur vero che dobbiamo avere un buon senso e un senso di responsabilità per impegnarci per nostra parte affinché questo bilancio possa comunque portare effetti positivi sul territorio. E il nostro rispetto istituzionale, se permettete, si ottiene rispetto istituzionale proprio con il lavoro e con i risultati che si lasciano sul territorio, che si riescono ad ottenere per i cittadini e che sono da essi riconosciuti. Grazie. A questo punto procediamo alla votazione. Favorevoli? Scusate, contrari? Astenuti? Sei contrari, 12 favorevoli, la delibera per espressione di parere viene così approvata. Il Consiglio finisce qui, sono le 17:25.